Salve amiche, benvenute di nuovo nella mia cucina. Oggi andiamo a fare un pranzetto buonissimo, facile e veloce. Facciamo la pasta e zucchine alla napoletana, ovviamente a modo mio. Allora, potete farla sia in bianco, se vi piace aggiungete qualche cucchiaio di passata di pomodoro. Due belle zucchine, belle fresche fresche, uno scalogno, poi dopo ci facciamo una bella grattata di pecorino romano e parmigiano reggiano. Se volete, non ci vuole, però io ci aggiungo anche qualche cubetto di pancetta che deve venire ancora più saporita. E del basilico fresco, se riuscite a trovarlo ancora. Ora vediamo come procedere. Io vi saluto, alla prossima, vi lascio un grande bacio. Tolgo il dorso della zucchina. La divido in due. E ora la riduco in piccoli cubetti. Ecco qua. Facciamo così con tutta la zucchina. A questo punto taglio lo scalogno finemente. Un pochettino, Ecco qua, basta così. Sminuzzo un poco la pancetta. Ho sminuzzato il basilico, ora non ci resta che andare ai fornelli. Il classico giro d'olio extravergine. Cipolla. La pancetta e faccio rosolare per 5 minuti. Ora che tutto è rosolato, aggiungo al suo interno la zucchina. Amalgamo il tutto e faccio rosolare per 2 minutini. Così si amalgano tutti gli ingredienti. Aggiungo quanto basta di sale, così la rendo ancora più buona. Amalgamiamo ancora il tutto. Aggiungo il basilico. E un cucchiaio di passata. Amalgamo ancora il tutto. E faccio andare un altro minutino. Mettiamo il coperchio sopra, così si crea il vapore e le zucchine cuociono nel loro liquido. Piano piano le facciamo cuocere. Poi a metà cottura le schiacciamo con una forchetta. Ecco qua, ora le schiaccio, così si attacca tutta la cremina. Io scelgo dei spaghetti spezzati, voi potete metterci anche dei tubetti, a me piacciono gli spaghetti. Ecco qua, a questo punto posso aggiungere l'acqua per la pasta. Aggiungo 1,5 litri d'acqua e dopo aggiungo 250 g di spaghetti spezzati. Comincio a spezzare gli spaghetti. Ecco qua. Ecco qua, spezziamoli piccolini, così è più facile metterli sul cucchiaio. Ecco qua, facciamo cuocere finché la nostra acqua non asciuga un pochino. A questo punto possiamo anche aggiungere la pasta. Facciamo cuocere la nostra pasta a fiamma vivace, così che il brodo asciuga. Se non dovesse asciugare, a questo punto togliamo un mestolino d'acqua, così se serve raggiungiamo dopo, così la nostra bella pasta e zucchine viene bella attaccata e cremosa. Ecco qua, man mano comincia ad asciugare. Che profumo! Quando sarà completamente asciugata la spegniamo. A questo punto possiamo anche spegnere, ecco qua. Ora ci facciamo una bella grattugiata di pecorino romano e parmigiano reggiano. Facciamo riposare per qualche minutino e poi la possiamo servire. È
Ecco qua aggiungo il formaggio. Ecco qua, amalgamo il tutto. Ora faccio riposare 5 minutini e poi servo.